Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, noi abbiamo seguito attentamente le vicende di Piombino e lì c'è un'opposizione non banale dei cittadini che si sono raccolti in gruppi e stanno manifestando il rischio che quel rigassificatore comporta. E credo che in questo caso non siano delle scaramucce tipiche degli ambientalisti. Lì c'è un problema molto serio che sarebbe lungo qui spiegare e probabilmente in quella sede il rigassificatore non è consigliabile farlo, quindi io spezzerei una lancia per una verifica non ideologica di costi e ricavi di questa scelta. Allora